solo da picchiare. Ok ragazzi, siamo entrati nella torre dell'orologio. Arkham Knight. Nell'ultimo episodio avevamo finito qui, eravamo entrati nella torre dell'orologio in cerca dell'enigmista, quindi andiamo a vedere che cosa ci aspetta in questa nuova puntata. Attiva, disattiva, modalità detective. Ok. Quindi qui abbiamo la modalità detective, andiamo a vedere che cosa possiamo trovare. Ci sta scannerizzando. Ok. Usiamo il computer. Vediamo cosa ne esce fuori. Abbiamo delle molecole. Vuoi che venga alla Batcaverna e frughi tra la tua roba? Sei riuscita a ridurre il composto ai suoi elementi base. Ma lì non c'è nulla che possiamo rintracciare. E se avessimo cercato nel modo sbagliato, anziché cercare la tossina, perché non pensare al processo di produzione? Perché non l'ha notato? La reazione crea un picco di radiazione. Se scansioni la città per quel tipo di energia, sapremo dove Crane produce la sua tossina. Serviranno alcune ore per posizionare i satelliti. Non abbiamo tempo. Userò l'antenna degli studi cinematografici. Ho parlato con papà. Detesto mentirgli. Se sapesse che sono in città, mi ucciderebbe. Si dà ancora tutte le colpe. Fermeremo Crane. Si sale. Eccoci qua di nuovo fuori. Usa l'antenna del... Jim, abbiamo trovato come scoprire dove lavora Crane. Grazie al cielo. Che posso fare? Prepara gli uomini. Appena avremo la posizione te la comunicherò. Va bene. Ok. Quindi tieni premuto per tuffarti R2 in corsa. Come facile vuole vendicarsi della storia del tribunale. Povero Batman. Ok. Ora tutto sta, dobbiamo andare sull'antenna cinematografica. Ok. Cominciamo a correre. Ok, ci hanno sfidato, quindi non scendiamo. Ok, dove... eccoli qui. Una piccola gang. E ricominciamo il nostro combattimento. Ok, gli abbiamo anche tolto la mazza. Sembra abbastanza arrabbiato oggi Batman, eh. Ok, abbiamo sistemati in 4 secondi. Arco 3 al centrale, ostili a terra. Dovranno impiegare più uomini in questi combattimenti, pazzo. Qua ci stiamo allontanando, dobbiamo andare di qua. Cercare di trovare il segnale dello spaventapasseri. Quindi qui saliamo. Ok. Ok. Siamo arrivati. Eccoli qui. Accendiamo il dispositivo. È un gioco da ragazzi. Molto facile. Il generatore è danneggiato. Devo bypassarlo e alimentare l'antenna direttamente. Salve di nuovo, signore. Come posso aiutarla ora? Il verricello elettrico è pronto all'uso? È funzionale al 100%, ma non le prometto nulla se il suo piano è di usare l'auto per scalare le pareti di un palazzo. Mi leggi nel pensiero. È nei miei requisiti.
requisiti professionali, signore. Il Batwing è in arrivo. Ok. Prendi il vericello per la Batmobile. Andiamo a prendere questo vericello per la Batmobile. Ok, siamo arrivati anche qui. Chiamiamo la Batmobile. Eccola qui che arriva più veloce della luce. E noi ci fondiamo al volo. Ci fiondiamo dentro di lei. Quindi dovremmo scalare il palazzo. Oddio, cos'è? Oh mamma. Ah, ora dobbiamo volare praticamente. Vericello elettrico, rimuovi gli ostacoli e sposta pesanti impedimenti. Fornisce energia elettrica ad alto voltaggio. Ok. Quindi praticamente ci ha potenziato la Batmobile. Pensavo che erano dei nemici. Improvviserò. Quindi ragazzi, dovremmo volare con la nostra macchina. Una volta fissato, metta la retromarcia. E faccia attenzione con l'auto, signor Wayne. È abbastanza come complicata come cosa. Credo di non... sia davvero complicata come cosa. Ok, dobbiamo far cadere questa insegna. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sul palazzo! Si vola! Mamma mia! Ora che dobbiamo fare questo qua come... Ok, alla grande, alla grande, alla grande. Ora qui bisogna andare piano per cercare di non cadere. Sono già caduto una volta, quindi bisogna andare molto molto lentamente e stare attenti a non cadere. Qui ci sono delle palle che dovete distruggere per poter passare. Quindi andate molto lentamente. Brivido. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Con gran fatica, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo sui 250 metri. Ora qui non so dove dobbiamo andare. Frena, frena. Ok, allora entriamo in assetto di guerra, lanciamo il nostro verricello e andiamo in retromarcia, vediamo che succede. Mi sembra che non succeda niente. No, non succede niente. Ok, 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 ok. Questa non l'avevo pensata. E ci aggrappiamo qui. Grandissimo Fred. Non l'avevo pensata questa cosa, eh. Pensavo dovevamo soltanto. Ora siamo attenti, siamo arrivati comunque, siamo arrivati. Lascia perdere, Batman. Non mi troverai finché non lo vorrò io. Usciamo fuori. Andiamo ad accendere. No, praticamente credo... Fermo! Quindi siamo arrivati, entriamo nella Batmobile. La Batmobile! Maledetti pulsanti! Ok, dobbiamo lanciare il verricello elettrico proprio qui. E diamo un po' di energia per caricare. Ok, diamogli questa energia. Ah, ho capito, dobbiamo praticamente accompagnarlo. Ok, 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 ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ridato l'energia all'antenna cinematografica. Da lì possiamo andare a cercare lo spaventapasseri da dove lancia la sua tossina. Oracle, l'antenna radio è di nuovo in funzione. Bene, mi sto collegando. Ho appena parlato con Robin. Dovresti farlo anche tu. Bruce, hai bisogno di me. Insieme troveremo lo spaventapasseri. Quello che stai facendo è più importante di... Può aspettare, lascia che ti aiuti. Ho tutto sotto controllo. Ah, va bene. Senti, prova a farti vivo ogni tanto. Siamo un duo, ricordi? Vuole solo essere d'aiuto. È pronta l'antenna? Sì. Ma ci servirà una torre a microonde per triangolare la posizione di Crane. Ce n'è una alla Falcone Shipping di Coldron. L'ho segnata sulla mappa. Grazie, Oracle. Ok, siamo arrivati sull'antenna. Dobbiamo arrivare lì.
Usa l'antenna dello scalo della Falcone Shipping per trovare lo spaventapasseri. Siamo a 633 metri. E noi dobbiamo arrivare lì. Siamo a 600 metri e ci arriveremo volando. Ok, arriveremo planando sul nostro obiettivo. Stiamo perdendo tempo. Abbiamo siamo arrivati. Siamo qui a fare la guardia a una specie di antenna. Gli uomini dello spaventapasseri sorvegliano l'antenna. Devo valutare la minaccia e pianificare l'attacco. Dovesse accadere, tutta l'operazione andrebbe in fumo. E lui a cosa ci serve? L'ostaggio. Piano B, nel caso saltasse fuori Batman. 5 soldati, tutti armati. Se mi vedono, uccideranno l'ostaggio. È paranoico, avrà sniffato... Se riesco a separarli, saranno più facili da eliminare. Faccio. Quindi non ci dobbiamo far vedere. Fare capo silenzioso, diciamo che tanto silenziosi non siamo stati. Altri tre soldati all'interno pensano di essere al sicuro se restano insieme. Tanto silenziosi non siamo stati. I sequestratori hanno un ostaggio, sono tre armati, devo neutralizzarli prima che possano reagire. È pronta? Placche flessibili su base magneto-orologica corazzata. Sarà più veloce, più potente e direi ancora più spaventoso. Manda la Lucius, ora. Perfetto, è già in volo, signor Wayne. Eccola qui. I soccorsi di Lucius. Wow. Indossiamo questa tuta. Impronte digitali per Batman. La super armatura di Batman. Incredibile, bellissima. Ora sì che siamo indistruttibili. Mamma mia. E con questa gli famo il culo, ragazzi. Con questa gli famo il culo. Andiamo a ammazzarli tutti. Mamma mia. Super Batman in azione. Per dire che la tecnologia ci fa un baffo. La corazza liquida è anche più flessibile di quelle in fibre a cui è. Sì, va bene, ha rotto il cazzo. È compatibile anche con il meccanismo di eiezione della Batmo. Sì, sì, va bene, va bene. Il nuovo spararampino la lancerà in aria altrettanto. Ok, veloce. ok. Sappiamo già tutto. Come si trova, signor Wayne? Ho attivato i programmi di addestramento RA se vuole fare qualche controllo oppure esercitarsi. No, neanche controlli, non andiamo così all'avventura. Ed eliminare. Così si fa. Un gioco da ragazzi. Questa nuova tuta è spettacolare. Gli avevano detto che eri veloce, ma abbattere tre uomini armati così è incredibile. Sono Batfred. Manderò qualcuno a prenderti. Grazie. Dimmi che troverai quel bastardo. Quel figlio di puttana è da rinchiudere. Oracle, ho collegato la Plink all'antenna a microonde. Perfetto. Ho fatto una chiamata anonima alla polizia.
Manderanno qualcuno a prelevare l'ostaggio. Dai, dai, connettiti. Ah, adoro la tuta. È okay, spettacolare. Entrambe le torri sono operative. Cerchiamo lo spaventapasseri. Ce la faremo a trovarlo, questo cavolo di spaventapasseri? Sì. Devo usare entrambe le antenne per individuare le frequenze radio e a microonde in tutta Gotham. Se trovo entrambe le frequenze nello stesso punto, saprò dove lo spaventapasseri produce la sua tossina. Le frequenze radio e a microonde indicano la Ace Chemicals. È lì che lo spaventapasseri produce la tossina. E accendiamo. Jim, ho trovato la tossina alla Ace Chemicals. Lì troveremo lo spaventapasseri. Impossibile. Ho lasciato lì una squadra dall'inizio dell'evacuazione, come avevi chiesto. Crane deve averli corrotti. O peggio. Sono in zona, raduno i miei uomini e procedo. Aspettami prima di agire, Jim. Sto arrivando. I tuoi alleati non ti aiuteranno stanotte, Batman. Io segnerò la vostra fine. Ok, siamo quasi arrivati. Siamo sui 300 metri. Ci siamo quasi. Abbiamo quasi trovato lo spaventapasseri. Speriamo ovviamente di trovarlo e che non sia un altro fiasco come altre volte. Qui troviamo la pulizia, un posto di blocco. Ok, Gordon. Dall'interno? Niente. Pensiamo che una minima parte del personale sia ancora lì, ma nessuno risponde, la struttura è isolata. Se sono ancora vivi, li troverò. Potranno dirci cosa trama lo spaventapasseri. Ma che diavolo? Oh cavolo. A posto. Forza, andiamo! Avanti, via, via, via! Al riparo! Tutti tranne io. È ora di morire, vecchio. Nella morte non deve più temere alcunché. Tenetelo alla larga dalla Ace Chemicals. Avrai la tua vendetta. Finisce tutto stanotte. Questo chi sarebbe? Ancora droni, basta! È un amico tuo? Sì, andavamo alla scuola assieme. Sta qui e andrò a scoprirlo. Ragazzi, per questo episodio è tutto. Superiamo 50 likes per il quarto episodio di Batman Arkham Knight. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.